Allora, con Salvatore Bagnato andiamo ad analizzare anche Latina Scalo Cimil Real Podegora. È una vendetta dopo l'esclusione dalla Coppa. La Cimil riesce a vincere, ma questi sono i punti forse più importanti rispetto a quelli della Coppa. Sì, sicuramente, questa è una grande vittoria. Sì, una piccola rivincita dopo quello che era successo in Coppa, anche che poi ricordate siamo usciti comunque con due pareggi. Il Podgora non è stata diciamo, una squadra da meno, è molto posizionata bene tatticamente, ha dei pari di giocatori, però fortunatamente anche questa volta con determinazione il gruppo ha avuto la meglio e siamo riusciti a portare a termine questa partita e questa vittoria. Ecco, oggi si è tornati in campo dopo una sosta, diciamo molto molto lunga per alcuni è stata benefica, per altri invece non lo è stato. Per te, a vista tua, tra l'altro voi vi siete molto allenati durante la sosta natalizia, come vi siete trovati proprio a tornare in campo, soprattutto in campionato? Beh, sicuramente questo un po' ci ha penalizzato perché visto il cammino che avevamo fatto lungo l'andata, avevamo fatto un buon percorso, abbiamo cominciato a prendere e fare belle prestazioni e belle partite, un po' ci ha rallentato. Per fortuna c'è stata la Coppa che ci ha dato modo di riallenarci bene e riprendere i minuti persi durante la preparazione, diciamo. E quindi per arrivare poi oggi a fare la prima partita di campionato dopo il ritorno dalla preparazione in modo direi discreto, anche dal punto di vista sia tecnico che tattico. Giuseppe Cesaro del Real Podegora, questa volta il Podegora non ce l'ha fatta ad andare via proprio da questo campo con punti, l'avevate fatto in Coppa, un po' meno in campionato, forse ancora con la testa alle feste? Sapevamo che comunque era una partita molto molto difficile, in Coppa abbiamo sudato tantissimo, due pareggi, partite equilibrate, oggi però il campionato sicuramente la Latina Scalo punta al primo posto e sapevamo che portare via anche un pareggio sarebbe stato molto molto difficile. Ci abbiamo messa tutta, un secondo tempo che non è andata come doveva andare, però onore a loro che noi. Ecco, bravo, l'hai proprio sottolineato. Primo tempo, forse molto più tonici, molto più determinati. Avete dato anche diverso fastidio, soprattutto al portiere, di casa. Mentre nel secondo tempo, come d'incanto, siete proprio calati. Sì, hai detto bene, nel primo tempo abbiamo giocato forse con più cattiveria, più agonismo, nel secondo tempo forse loro hanno alzato il baricentro, sono saliti un po' e noi abbiamo sofferto e sono stati praticamente alla fine 5 minuti di amnesia totale che ci hanno condizionato, poi quando con una squadra di questo calibro va sotto di due gol a 10 minuti dalla fine diventa impossibile quasi recuperare.